Abbiamo invece collegato, non so da dove, ma glielo chiediamo, l'onorevole Luigi Gallo, buonasera. Da Roma, buonasera a tutti, buonasera. Sono al lavoro sulla legge di bilancio. Ecco, l'onorevole Luigi Gallo che è un deputato del Movimento 5 Stelle, mi dicono un deputato critico, ma poi lo sentiremo da lui, è stato anche presidente della Commissione Cultura nella prima parte di questa legislatura, alla Camera dei Deputati, ed è al secondo mandato perché era deputato anche nella legislatura precedente. Oggi il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, sul Corriere della Sera, ha detto dobbiamo dirci fino in fondo se la pausa natalizia deve servirci a mettere in sicurezza il Paese o se deve essere guidata solo dalla volontà di favorire il business. In questo momento affari e salute non sono conciliabili. Ecco, è la prima volta forse che un politico, diciamo, importante, un ministro, afferma con una certa durezza questo concetto. Lei come la pensa? Ma io credo che questo sia il momento del rigore, come stanno dicendo in tanti, anche nello scenario internazionale, in Germania, Olanda, lei l'ha ricordato. Perché non possiamo permetterci di peggiorare dopo che abbiamo migliorato le cose. Bisogna stare molto attenti, anche quando c'è una regione gialla non significa tana libera tutti, ma significa che ci sono delle prescrizioni. Ricordiamoci che adesso sono obbligatorie le mascherine all'aperto, gli assembramenti non sono possibili, quindi non è detto che non è possibile conciliare un minimo di vita sociale e anche economica con la salute. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare tutti. Onorevole Gallo, lei è stato presidente della Commissione Cultura, no? La cultura, il mondo della cultura è sicuramente uno dei più penalizzati da questa situazione, no? Cinema chiusi, teatri chiusi, insomma è un vero disastro. Anche questo, diciamo, il benessere dello spirito, no? È stato fortemente incrinato da questa situazione, da questa pandemia. Non sarebbe il caso, per esempio, di pensare a qualcosa di specifico? Perché è vero che si mangia con il pane, però insomma, ci si nutre anche delle cose belle, che possono essere uno spettacolo teatrale, un film, qualcosa di così. Guarda, mi faccia dire che il problema riguarda tutta la fase della socialità. Ieri i miei figli per la prima volta sono anche loro crollati emotivamente perché non potevano vedere l'amico. È chiaro quindi che tutti i momenti di socialità, e la cultura sta soffrendo rispetto a, perché è uno dei massimi momenti di socialità, deve trovare altre forme. Noi vedo per esempio il Teatro San Carlo, altri teatri stanno iniziando a trasmettere in streaming, non è la stessa cosa, ma serve a mantenere un filo diretto con la cultura. Però appunto non è la stessa cosa andare a teatro, cosa. È tutto il problema è che sono penalizzate tutte le attività sociali, la socialità, non il comportamento individuale. Non bisogna riportare la colpa sui singoli che hanno un atteggiamento responsabile. Sono i fenomeni di massa che provocano poi l'aumento dei contagi. Certo. Qualcuno ha proposto, in maniera provocatoria, ma forse neanche troppo, di vaccinare per primi i ragazzi in modo che possano andare a scuola, no? E questa non mi sembra una proposta così stupida, cioè una proposta provocatoria, mi sembra invece una proposta anche abbastanza intelligente. Lei, onorevole Gallo, siccome il Movimento 5 Stelle è sempre stato, diciamo, in alcuni suoi aderenti, anche molto critico nei confronti dei vaccini, volevo sapere la sua opinione sul vaccino e soprattutto che cosa pensa sulle priorità della vaccinazione, cioè chi bisognerebbe, al di là ovviamente di medici e forze dell'ordine, chi bisognerebbe vaccinare per primi? Allora, io credo che il vaccino sia fondamentale in questo momento per arrivare ad uscire da questa situazione di pandemia e di crisi sanitaria. Arcuri ha detto che il 10 e 15 gennaio possono essere già distribuite 1,8 milioni di dosi a 300 ospedali. Infatti le regioni in questo momento stanno fornendo le richieste e bisogna intervenire sui punti più fragili del nostro sistema in questo momento, che sono
gli operatori sanitari che bisogna proteggere assolutamente, che sono sul campo e sul fronte tutti i giorni, e tutti gli anziani delle residenze degli RSA, che sono, ricordiamo, 1,8 milioni di persone, per cui abbiamo visto come siano critiche quelle aree, quei centri dove c'è la possibilità che un contagio arrivi a diffondersi tra tanti anziani e provocare grosse perdite. Per cui agiamo prima sui più fragili, poi a cascata andremo, secondo una mappatura che anche le regioni stanno facendo, ad intervenire a ridurre l'impatto del contagio man mano che vacciniamo tutta la popolazione che ha voglia di farlo e che naturalmente noi auspichiamo sia la stragrande maggioranza. Maggioranza. Pensa lei di questa apertura di Salvini? C'è stata o no questa apertura? Come l'ha letta? Prego, onorevole Gallo. Io penso che in questo momento tutti gli italiani si aspettano serietà da parte di tutte le forze politiche, quelle che stanno al governo e quelle che stanno alle opposizioni. I problemi li stiamo ascoltando anche dalle telefonate. Sono da una parte tutelare la salute, da una parte tutelare le imprese, gli imprenditori e le economie. Ora, in quest'anno sono stati stanziati 108 miliardi e sono arrivati 9 miliardi a imprese e a partite IVA. 613 mila imprese hanno avuto il contributo a fondo per tutto. Noi non diciamo che naturalmente è finita qui, perché se l'emergenza continua, naturalmente devono continuare le attività di ristoro. E oggi in legge di bilancio si discute anche insieme dell'opposizione di un tesoretto di qualche miliardo da utilizzare per le partite IVA, per continuare a aiutare i settori più in crisi. Cioè, facciamo questo in un momento di emergenza, tuteliamo la salute e cerchiamo di, allo stesso tempo, di far superare questo momento di crisi a tutti i settori economici. Però io le avevo chiesto cosa pensava di questa No, e apertura di quindi Salvini. credo che vari posizionamenti da una parte e dall'altra, tra Renzi e Salvini, non credo siano in questo momento. Rimaniamo sulle proposte e continuiamo a lavorare per il Ho bene del capito, Paese. cioè lei dice si continua così. Secondo lei il centrodestra, diciamo, è una domanda che le faccio fare da osservatore, no? Interessato in questo caso della politica. Il centrodestra in questo momento lo vede più compatto o meno compatto rispetto a prima? Perché è sembrata che questa oscillazione in qualche modo abbia incrinato, no, un po' l'alleanza del centrodestra. Secondo lei è così oppure no? Ma non possiamo nascondere che ci sono componenti totalmente diverse, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. L'opposizione avrebbe dovuto dare fiducia a un governo che andava a recuperare 209 miliardi, non solo di debito, come ha detto il telespettatore, ma anche di fondo perduto, cioè debito, cioè soldi che a fondo perduto che l'Europa dà all'Italia per fare progetti a medio e lungo termine di investimento. Credo che questo sia stato un grosso risultato, con la capacità di avere non una posizione isolazionista all'interno dell'Europa, ma una posizione critica abbastanza per produrre dei cambiamenti. Onorevole Galli, ha sentito il nostro telespettatore? Sostiene che il Movimento 5 Stelle abbia più una politica, come dire, del sussidio che una politica dell'investimento. Come replica a questa affermazione? Differenziamo le due cose: una cosa è proteggere chi sta in difficoltà, l'altra cosa sono i soldi di Next Generation che vanno spesi sugli investimenti, con una modalità nuova, perché noi non possiamo buttare i soldi nelle opere che poi, finita l'opera, non hanno portato niente all'Italia. Noi dobbiamo fare una grande digitalizzazione del paese, rinnovare il superbonus 110% e allungarlo almeno fino al 2023. Solo qua, partendo da qualche mese, il superbonus ha dato la vita a nuove 5.000 imprese di giovani, io l'ho incontrati, quarantenni, che si buttano in un nuovo mercato di tecnologia, di green economy. Sono queste le ricette del paese, non le cose trite e ritrite che abbiamo sentito negli anni e nei decenni e che non hanno portato sviluppo. Invece ci vuole una forte digitalizzazione, un forte investimento strutturale che creano le basi per lo sviluppo. Ma questo è quello che vogliamo noi del Movimento 5 Stelle e siamo noi che abbiamo non solo recuperato le risorse attraverso Conte, ma anche portato una delle misure più innovative come il superbonus 110%. Quindi
quindi credo che stiamo dando la traccia non solo utile al paese, ma di esempio anche per gli altri stati europei. Va bene. Onorevole Gallo, ha sentito il nostro ospite, il nostro diciamo, sì, ospite telefonico e il nostro telespettatore, no? Il tracciamento. Conte aveva immaginato questa task force forse anche proprio per avere la possibilità di utilizzare rapidamente questi soldi e soprattutto evitare quelle pastoie che potrebbero mettere in discussione anche l'erogazione di parte di questi fondi. Però questa cosa ha suscitato una polemica gigantesca, Italia Viva non ne vuole sapere. Secondo lei, ecco, le chiedo, è giusta questa posizione di Italia Viva che sostiene diciamo, la supremazia del Parlamento, la supremazia del governo, la supremazia della pubblica amministrazione, oppure ha un senso la proposta di Conte di snellire un po' di più? Il telespettatore che oggi interviene ci ricorda che sono gli stessi cittadini italiani che oggi vogliono un monitoraggio, un controllo sulle risorse che vengono spese. Questo è positivo. Proprio per questo io credo che delle strutture che possono sia velocizzare la spesa e sia finalizzarla per non perdere neanche un centesimo questa volta dei soldi europei sia importante. Poi è chiaro che le scelte le fa la politica. Nella legge di bilancio, voglio dire solo una norma che è importante che viene raccontata, perché sì, questa storia dell'assistenzialismo, che il Movimento 5 Stelle per l'assistenzialismo deve anche terminare prima o poi. Abbiamo la norma transizione 4.0 di un ministro dello sviluppo del Movimento 5 Stelle che serve in questa fase a digitalizzare le filiere. Pensiamo a quella del commercio, come è importante digitalizzare la filiera in questo momento dove per esempio bisogna consegnare la spesa a casa. Quindi ci sono delle misure molto concrete che aiuteranno l'economia a crescere anche per il futuro. Che cosa pensa di questa crisi non crisi? Diciamo che PD e 5 Stelle hanno fatto capire che l'ipotesi di una crisi non regge, anche l'ipotesi di un rimpasto. Allora a che cosa è servito tutto questo marasma? E secondo lei Renzi porterà fino in fondo la sua opzione di crisi oppure come al solito poi farà un passo indietro un minuto prima? Questo confronto è utile nel momento in cui nelle priorità dei soldi che devono essere spesi europei del Recovery Fund Next Generation si individuano le misure più impattanti. E voglio ricordare una cosa, perché prima ho sentito dire il governo non coinvolge, vuole fare tutto, ma noi forse non ricordiamo più che abbiamo fatto gli stati generali dell'economia, abbiamo coinvolto tutti i fronti sociali, abbiamo coinvolto tutte le forze politiche, il Parlamento tramite la Commissione Bilancio e la Commissione Politiche Europee ha votato una risoluzione indicando le priorità, anche priorità che hanno indicato le opposizioni. Adesso che facciamo? Ricominciamo da capo? Non si può ricominciare da capo, si può definire le priorità, si possono definire i progetti che, come dicevo prima, hanno un impatto a medio e lungo termine e non finiscono appena finiscono i soldi europei. E allora quelli saranno i progetti utili al paese, che creano l'infrastruttura, che creano l'infrastruttura digitale, che creano l'infrastruttura green. Quelle sono le misure che servono anche a risolvere le disuguaglianze di questo paese.